Buongiorno, buongiorno. Hai visto quel gatto? Non è che se ne andava, stava proprio attaccato al vetro. Stavi dicendo, guarda, hai preso un po' di tosse. Mannaggia, vabbè, cuore mio, normalissimo tutto, che è zero difesa immunitaria, normalissimo qualsiasi cosa. Anche se bisogna capire ancora per caso è dovuto al troppo ossigeno. Io credo che ti abbiano un po' abbassato pure la mandata, insomma, ma almeno, Vado, non vedo l'ora veramente che ti togli sta cazzo di canula, perché quella cosa a me mi desta preoccupazione. Sì, lo so che per il momento deve stare fino a quando non ne usciamo fuori. Però quella cosa, ricordo, cioè non ho un ricordo bello, ecco, questo è proprio. Però è necessario, quindi che dobbiamo farla, dobbiamo tenere, cuore mio. Senti, cuore, e niente, io sono nell'attesa che tu possa scrivermi tutto. Eh sì, io stamattina ti ho detto che devo andare in... Ah, poi non mi devi ringraziare, cuore. Non esiste grazie per quello che fai. Cioè, se io lo faccio perché te sei mio fratello e mi viene dal cuore, cioè, ma l'avresti fatto anche tu, anzi, avresti fatto anche peggio, nel senso buono, Quindi non mi dire grazie perché non c'è bisogno, Io spero solo che riusciamo ad averli perché ci servono, insomma. Oh, cuore mio, nella peggiore delle ipotesi, almeno ci abbiamo provato, cioè... Che ti devo dire, male male ci trasferiremo con l'ospedale, con l'ambulanza, ci azzopperemo le ore necessarie per arrivare e ci metteremo per il momento in una stanza condivisa, insomma. Poi non appena avremo la possibilità ci prendiamo la stanza singola. Cuore mio, che cazzo devo fare? Non mi posso andare a impiccare, insomma. Certo, mi fa tanta rabbia, hai capito? Ma non per figurati, per quello che sto facendo o perché sto andando a chiedere, no. Mi fa rabbia che ce li abbiamo e dobbiamo andare a sottometterci in queste banche, in queste finanziarie, in queste situazioni di merda, dove comunque, sai, quando vai sembra vedere chissà cosa gli stai chiedendo. Ma comunque non è assolutamente, minimissimamente un problema, e lo faccio non con un pezzo di cuore, con tutto il cuore, con tutto me stesso. Anche perché nonno ha detto pure: vai, 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 tranquillo, non, magari li riesci ad avere. Quindi io ci provo. Quando dopo il caffè vado in ufficio, vedo un po' di cose così e poi vado in banca, anche perché vabbè, tanto comunque la risposta saranno comunque: vogliono tutti i documenti, sicuro. Va bene, va bene. Senti, parliamo di altro. Allora, io aspetto da te tutte le informazioni dettagliate. Mi raccomando, cuore mio, con i nomi e cognomi. E non ti preoccupare, non stai dicendo niente di strano, voglio dire, non iniziare ad avere timore perché non puoi darmi, no, non esiste proprio, cuore, sono cose normalissime, sono nella normalità, dare nome e cognome, dare un numero di telefono, è tutto normale, cioè non stati tranquillo proprio, No, ancora mo ti inizi a fare mille problemi, sai, non si possono dare, sono cose regolari. Va bene. E niente, dobbiamo farci passare questo Covid. Si devono dar da fare perché io non vorrei che rientriamo di nuovo nella situazione di San Giovanni, anche se questi mi hanno rotto un po' tutti quanti i coglioni perché nessuno ci dice mai la verità. Capito? Che l'altra volta ti ricordo, no, c'è il Covid, è bugia, era bugia. Ancora mo' per trattenerci su. Iniziano a dire: no, ma c'hai ancora il Covid, no, ma c'hai. Cioè,
Ecco perché dobbiamo assolutamente avere informazioni più dettagliate, e le devo avere io, come giusto che sia, insomma, alla fine non è che... E poi ci dobbiamo dare da fare, va bene, come sempre, non ti preoccupare, cuore mio, a costo, te lo dissi già l'altro giorno, a costo di venirti a prendere col macchinone, quindi stai tranquillo, va bene. Ma mi raccomando, fatti passare subito sto Covid, cuore mio, e poi niente, io credo che comunque questa cannuccia, questa canula la toglieranno, almeno credo, non credo la lascino attaccata, insomma, va bene, cuore? Beh, sei tranquillo, cuore mio, il sogno che hai fatto è bello, è molto bello. No, l'unica cosa che ti dico, cuore, è normale che gli ospedali del meridione sono più calorosi rispetto a quelli nordisti, il nord è molto freddo, ma è normale, c'è questa differenza sostanziale, vedrai che poi specialmente in un ospedale di grandi dimensioni, alla fine, sai, fanno il loro dovere, punto e basta. Invece, diciamo, al sud sai benissimo, è proprio il carattere del meridionale che è molto più caldo, molto più affettuoso, insomma, ecco, questa è la differenza sostanziale. Va bene? Beh, non ti preoccupare, cuore mio, che presto verrai qua, ok? Mo, diamoci da fare solo a farci passare sto benedetto Covid. Va bene? Beh, un bacio, un cuore e un abbraccio, e ci sentiamo dopo. Va bene, non ti preoccupare, non parlare al telefono, stai tranquillo, rilassati. Quando puoi scrivere, scrivi, non ti preoccupare, l'importante, io so che tu stai tranquillo e stai facendo altro per velocizzare la guarigione, insomma, capito? Però se puoi almeno darmi le informazioni in modo tale che io mi possa muovere in maniera autonoma senza nulla chiedere a nessuno, va bene? Beh, ci sentiamo dopo, cuore. Di nuovo un bacio, un cuore e un abbraccio. A dopo, cuore mio. Ciao.